No, io non c'è niente da capire, ma vediamo di capire quello che ancora c'è. Oreste la guardava e vedeva se stesso come donna, e al tempo stesso vedeva l'essere più estraneo a lui, più imprendibile. Finalmente capì: quello era l'unico essere che poteva desiderare, da uccidere o da stendere sul letto. L'avido e l'impavido si siedono uno di fronte all'altro, ma di quella immagine restano solo le tracce. Due bicchieri rotti. Un grosso tipo di bronzo bollivano pezzi di carne bianca in quantità. Atreo ne scese alcuni e li offrì al fratello. Alla fine del banchetto fece entrare un servo. Il servo si presentò con un piatto colmo di mani e piedi umani. Tieste capì di aver mangiato la carne dei suoi figli. Maledetta sia la stirpe di Penope. Non c'è niente da capire, ma vediamo di capire quello che ancora c'è.